Bentornati su Officina del Pilota in questo nuovissimo video, che non è un video, è un vlog. Vi racconteremo delle novità fantastiche. Tieni la destra verso sì. Sono contentissimo che vi faccio vedere di nuovo la faccia di Andrea di Carcare. C'è una sorpresa bellissima che vi svelerò a fine video su un'auto da noi tanto amata, tanto desiderata. Abbiamo preso una decisione, ma non ve la svelerò fino alla fine del video. E dietro di me c'è il buon Simone con Luca, che hanno il furgone per caricare gli scaffali nuovi che andremo a mettere nel nuovo locale che abbiamo appena preso. Siamo gasati. La destinazione. Oh, Bricoman. Siamo arrivati a Bricoman e stiamo andando a comprare degli scaffali appunto per il nuovo locale. Oltre a questo c'è anche un test drive in questo video. Vuoi sapere quanto spendevamo? Che ce frega, paga lui, punto e basta. Perché andremo a provare un Audi S3 del 2019. Yeah, baby. Ciao. Ciao Spadano. Queste scarpe da 8 euro. No, ma sono sporcate, no! Adesso questa cosa della mascherina si la voleva comunque, eh. Siamo, no, siamo amici, siamo contigui. Ha pagato tutto Spadano, meno male, va. Ciao Bricoman, ciao! Ragazzi, se venite sul mio profilo Instagram, Officina del Pilota, questa sera alle ore 8 vi svelerò cosa ne faremo della Renault Clio Williams. Cominciamo a trasportare un po' di cose nel nuovo locale. C'era anche una via più semplice, penso, per... Guarda un po' cosa mi ha regalato Matteo. Guarda qui. Momo. Questo è del periodo in cui io ancora non avevo la patente. Alcuni dei gioielli STI, vedi? Eccolo, eccolo, fammi luce là sotto. Guarda cosa c'è. Cerchio originale Subaru. Alettone originale Scoop originale Subaru. Sedili originali Subaru Impreza STI. È che io ho un debole per le auto blu con il cerchio oro. Passiamo di garage in garage, Nolfo. Sì, infatti ci siamo quasi rotti il cazzo. Ma donazioni, ragazzi. Ve la ricordate questa? Io ero, vabbè, no, troppo, il nostro pubblico è più giovane di me. Ahimè, è più giovane. Questa è una tavola degli anni 80, Mike McGill. Questa è proprio da guai. Questa è la tavola da guai, cerca guai. Ma Luca l'altro giorno ha fatto il video che vanno a Porsche a rimorchiare, a friggene. Ma raga, ma che è sta cosa? Cioè, mo gli faccio vedere io. Dannamo col 350Z. Bravo! Sei pronto, Matteo? Rigorosamente col cambio manuale, perché noi sto Tiptronic non c'è per lui, c'ha la mano sulla coscia. Ma perché? Perché c'ha un problema di vita, cioè, allora non riesce a mettere marce. Una bella disinfettatina alle mani. Eccoci qua, siamo sul raccordo anulare, si torna al quartier generale, scarichiamo il furgone di Simone e andiamo a fare il test drive dell'S3. Andiamo a provare la stessa S3, ti cambi? Mi devo cambiare perché sta tutto sudato. Ci siamo amici, è tutto pronto per andare a fare il test dell'Audi S3. Ragazzi, oggi andiamo a provare questa bella S3 insieme. Che ne dite? Dai, cammina, eh? Sì, però si sente tanto. Si sente. Come tutte le auto moderne, è veramente fin troppo civile. Sì. Questa è la cosa che è un po'. Credo quando schiacci c'è, però. Il sound è debolissimo. Anche l'estetica, se non fosse per i quattro scarichi, sarebbe un Audi A3. Ragazzi, io vorrei tanto provare la caldina. Allora, io voglio dire una cosa: se qualcuno di voi ha una Toyota caldina, vi prego, fatecela provare. No, mettetela in frigo. Ecco.
E allora ragazzi, siamo a martedì, sì. Il secondo giorno della fase 2 del Covid e Roma si sta ripopolando, come potete vedere dal traffico. E abbiamo appena visto una signora che si è scrociata contro un taxi, si è schiantata con la sua smartina nuova rossa e nera. Penso che ora la signora tornerà a casa e non uscirà più per altri due mesi. Infatti quello che dicevo è, pensa, magari questa è stata due mesi a casa, oggi dicevo, oh, ragazzi, io esco, boom, sfondato la smart. Padano, perché hai i miei occhiali? Perché ho le occhiaie che ieri sera ho fatto tardi. Ah. Scoppietta dietro, si sente, cioè si sente poco poco. Questa con uno scarico, sì. Chi se la fa? Viene su empower.it, ordina uno scarico, una bella pop-off che sfiata ogni volta che cambi marcia, allora diventa una macchinina più godibile. Col cambio automatico sfiata? Sfiata lo stesso, perché prima ha sfiatato, lo sai? Ce l'ha, sì. Un po'. Quando rilasci il gas, certo. Questo è il futuro, ragazzi: comodità, comfort, molto civile e anche prestazioni. Non amo, cioè, se devo fare tutti i giorni casa lavoro, sì, la comodità, il cambio automatico sono piacevoli, li apprezzo, ma poi a livello di passionalità alla guida, di emotività, trasmette poco. Forse trasmette poco perché è troppo vattata. Poi sai che c'è, noi Matteo siamo abituati a delle auto nude e crude. Cioè magari questo assetto, se lo provasse una persona tra virgolette normale, lo definirebbe perfino duro, capisci? Io lo trovo stracomodo. Guarda, no, vabbè, idiota, ragazzi. Ma non ci posso credere, ragazzi, c'è gente che è uscita la peggio gente, hanno aperto le gabbie. Noi in quarantena abbiamo, diciamo, tirato fuori il nostro lato più trash con la caldina, sì. Ma qui vedo delle cose per strada, ragazzi, incredibili. Era meglio stare in quarantena. Mamma mia, rimettete la quarantena. Dicevamo, è molto molto civile. Ottima coppia, grande accelerazione, ma non hai la sensazione di velocità estrema, perché è molto vattato l'abitacolo, certo. È insonorizzato veramente molto bene. E ti sudano le mani? No, no, ecco, questo è il discorso. Ti ricordi, quando abbiamo provato la GTR? Ma io sono proprio convinto del fatto che se ti sudano le mani sei all'interno di una vettura ignorante. Ignorante, come mamma l'ha fatta, le mani di Spadano non sono sudate, questa è una bella macchina, ma per 50.000 euro io me ne farei un'altra, tu? Tipo una Supra? Una bella, vabbè, Lancer non si possono Air, un Subaron? Non si possono paragonare, però come hai detto tu, è il futuro, andiamo verso auto elettriche che non trasmettono più quelle sensazioni. Forse una delle ultime che faceva un po' di casino con lo scarico, forse è l'Abarth, no? Che ci hanno visto lungo su questa cosa, è anche di serie, comunque c'ha quel bel sound che i ragazzi si divertono. Però queste sono tutte auto che, ringraziando il cielo, andranno elaborate da empower.it, perché altrimenti... Quali sono le modifiche che apporteresti, caro Luca Spadano, su questa Audi S3? Allora guarda, io non lo cambierei l'assetto, perché comunque è sportivo ma civile allo stesso tempo. Io cambierei sicuramente i terminali di scarico per dare un po' di sound, sicuramente il downpipe perché lì è tutta la potenza, farei rifare la mappa alla centralina e un intercooler maggiorato, filtro dell'aria. Secondo me questa è una macchina che prende tranquillamente 80 cavalli, okay, con un soft tuning del genere. Io invece la venderei subito, se fosse mia. Che c'entra? E se proprio dovessi farmi un Audi S3, mi farei la 8P. Meno cavalli. Meno cavalli, 265 cavalli, ma secondo me più cattiva. Forse un'erogazione più. Comunque l'auto, questa auto qui, non è assolutamente lenta, cammina un bel po'. Devo dire che ha delle prestazioni notevoli. Ci è piaciuta, ma è troppo vattata.
sensazioni? Molto comoda. Il cambio è velocissimo. Interni molto semplici. Troppo. Strumentazione cattiva con il boost in evidenza e il fondo scala a 300 km orari. Non è tanto la potenza di 300 cavalli, più la coppia che ti attacca al sedile. La trazione 4, tipica delle Audi, è una trazione anteriore che a seconda di quanto si preme sull'acceleratore, a seconda dell'asfalto che sia sotto le ruote e della dinamica del veicolo, diventa all'occorrenza una 4x4 che incolla letteralmente in curva la vettura. Il differenziale è elettronico, è davvero uno spasso. Conclusioni sulla S3 dici, guarda, l'ho guidata, l'abbiamo guidata, è molto comoda, molto confortevole, è anche un'auto molto veloce, tecnologia avanzata Audi, bella, trazione anteriore con ripartizione in caso anche sul posteriore, ma queste cose sono cose più tecniche che vi andate a spulciare su varie schede tecniche, non sono qua io a raccontarvele anche perché non le so benissimo, ma io cerco di trasmettere sempre quelle che sono le mie emozioni alla guida di una macchina. Comoda, veloce, poco rumorosa, che questa cosa è dovuta dal fatto che l'abitacolo è molto insonorizzato e non mi ha fatto sudare le mani, ecco, quello mi basta per capire che non la comprerei. E poi una macchina con 5 porte, io comprerei la Subaru Impreza WRX STI e la Mitsubishi Lancer Evolution. Questo, ragazzi, però è solo il mio parere e conta poco, invece mi interesserebbe molto sapere quali sono i vostri giudizi sull'Audi S3, se l'avete mai guidata, se avete intenzione di acquistarne una, che cosa ne pensate, è una macchina che vale la pena comprare. Datemi quante più informazioni possibili qui sotto nei commenti. Rimanendo in tema Audi, la prima generazione 8L, la seconda generazione 8P, rispettivamente 1996 e la seconda generazione dal 2003, ecco, quelle Audi mi interessano di più. Sicuramente sono più intriganti, sono più ignoranti, sia cambio manuale che cambio automatico, e mi stuzzicano molto di più e faremo un video a riguardo, solo su Instagram. Instagram ufficiale del pilota pubblicherò, e non solo stasera lo pubblicherò, nei prossimi giorni, per chi si dovesse connettere su questo canale strada facendo, vedrete una piccola storia che vi aggiornerà su ciò che ne sarà della Renault Clio Williams. Seguimi su Officina del Pilota e iscriviti a questo canale. Ciao ragazzi, a domenica prossima.